oggi regoliamo le valvole della Goldwing. Cominciamo a puntare il cambio. Carter destro, dove abbiamo il cilindro numero 1. Ecco qua. Allora, qui abbiamo il registro e il dadino del bilanciere. Dobbiamo mettere in fase il motore come abbiamo fatto nel precedente video, mettendo i riferimenti a posto qua, qui al centro, e up sulla puleggia. Eccolo qua, timing mark 1. In questo modo il pistone numero 1 è al punto mostro superiore. Le due valvole, quella dell'ammissione e quella dello scarico, sono libere. E adesso regoliamo il 15. Il 15 non passa, il 10 è perfetto, quindi 0,1 mm. Vediamo sulla valvola di scarico, anche qua 0,10 passa, 0,15 non passa, va bene così. Cilindro numero 1 è a posto, questo qui è il cilindro numero 3 e possiamo controllare in questa configurazione qui, possiamo controllare la valvola di scarico. La valvola di scarico, sempre decimo di millimetro, è ok, 15 non passa, quindi va bene. Quindi non c'è bisogno di nessuna regolazione, le valvole sono a posto. Questa invece è bloccata perché deve essere messa, deve essere ruotato il motore nell'altra configurazione, nella configurazione che sul manuale d'officina si chiama configurazione B. Questa qui con T1 e le due pulegge in fase si chiama configurazione A. Con la configurazione A si può fare la valvola d'ammissione, la valvola di scarico del cilindro 1 e la valvola di scarico del cilindro 3. Adesso andiamo dall'altra parte e smontiamo il carter sinistro e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Opla. Ok, per il cilindro 2 non possiamo fare niente, dobbiamo mettere nella configurazione B del manuale d'officina. Per il cilindro 4, possiamo verificare la valvola di ammissione. Sì, qui passa quella del 10 e quella del 15 non passa, va bene. Ruotiamo l'albero motore di 360 gradi, gli facciamo fare un giro, eccoci qua, e abbiamo qui il riferimento centrale che corrisponde, quindi il valvolo motore è ruotato di 360 gradi, qui up è sceso giù e il riferimento qua è a posto. Quindi che significa? Che adesso ci troviamo in quella che si chiama configurazione B del manuale d'officina e in effetti adesso nella configurazione B il cilindro 3, cioè questo, può essere verificata la valvola di ammissione e la valvola di scarico è dura. Il 15 anche passa, quindi va regolata. E il 20 passa anche il 20, fu. Questa non è regolata bene. Ecco, fatto, si è allentato. Stringiamo un po'. Questa del 10 passa, questa del 15 non passa. Adesso la stringiamo bene.
Ok, 10 passa, 15 non passa. E adesso andiamo sul cilindro 2. Ok, siamo sul cilindro 2. 10 passa, 15 passa, no. Quindi pure questa va regolata. Ok, 15 non passa, 10 passa. Bene, regolato, lo stringiamo. Passa e 15 non passa, quindi questa è regolata. Su 4 dobbiamo regolare la valvola di scarico. Allora 10 passa e 15 non passa. Quindi è regolata anche questa. E voilà, e abbiamo regolato le valvole. Finito. Ciao a tutti. Ma che sto coso è passa, questo non passa? Cosa passa e cosa non passa? Aspetta che mi sto incartando, questo qui è il 2, 2, 3, 4.